Secondo punto all'ordine. Il Partito Democratico confida nei fatti, nella realtà che tessera dopo tessera in Molise sta smontando il puzzle di governo del centrodestra. Abbiamo vinto a Isernia, ragiona un dirigente, caduta Venafro e il TAR annullato le regionali. Motivi validi per riproporre la stessa squadra che a ottobre ha sfiorato il colpaccio e la conclusione che appare logica. Sfumature sul punto ve ne sono anche tra le stesse fila dei democratici, però Petraroia ad esempio ha chiesto coinvolgimento e scelte condivise, altrimenti si partirebbe col piede sbagliato. L'Italia dei Valori sulla riproposizione di Paolo Frattura è stata chiara e testarda. Alla Di Pietrese per noi è lui il candidato, così è se vi pare. Ma intorno al perno della coalizione PD-IDV i pezzi si staccano. Massimo Romano la vede così. Si tratterà di costruire un'opzione politica dove chi si mette insieme sulla base di alcune priorità che si condividono e devono essere condivise prima. Tra queste priorità non ci può essere di certo riciclare chi passa da destra a sinistra, né tantomeno rimettere in vetrina quei soggetti che nel centro-sinistra hanno portato soltanto sfacelli e addirittura sono stati molto spesso in silenzio o conniventi rispetto a determinate scelte drammatiche del governo Iorio. Non coglie segnali incoraggianti però l'esponente di Costruire Democrazia, anzi l'ultima spaccatura del centro-sinistra ai suoi danni, peraltro sull'ordine del giorno proposto per destinare ai terremotati dell'Emilia il 50% delle indennità dei consiglieri. Se su argomenti come questi si va a briglia sciolta e addirittura c'è la convergenza con il centrodestra, mi pare che non ci sono margini per un ragionamento. E allora Romano ufficializza la sua preferenza per un raggruppamento civico distinto dal centro-sinistra ufficiale. Se sia vero divorzio e quali conseguenze avrà lo diranno i prossimi giorni. I partiti fanno sapere che si può e si deve ricucire. Romano ovviamente attende atti concreti e c'è chi va oltre. Gennaro Chierchia del PSI lancia il programma di governo. Poche azioni, riconversione dello zuccherificio in uno stabilimento per produrre contenitori alimentari, drastico ridimensionamento di consulenze e contratti super remunerativi. Eliminazione della Fondazione Molise Cultura. Coi soldi che si risparmierebbero si potrebbe abbassare il livello di imposizione fiscale che in Molise è al massimo, commenta Chierchia, a causa del debito nella sanità.